Don Maurizio Patriciello è veramente sempre in prima linea per l'affermazione della legalità nella provincia di Napoli e su tutto il territorio. Ed è anche un baluardo al dilagare della cultura mafiosa, e che purtroppo onera questo territorio e che vive drammaticamente la presenza di una criminalità organizzata anche di stampo mafioso. È un scenario criminale di questa provincia che dobbiamo riconoscere è stato fortemente limitato e condizionato dall'azione straordinaria della magistratura e delle forze di polizia. È azione di contrasto che ha sostanzialmente destabilizzato diverse formazioni mafiose. Sia attraverso la reclusione, diciamo, delle figure di vertice e sia ponendo le basi di una collaborazione con la giustizia che sarà determinante sicuramente ai fini della destrutturazione dei sodalizi criminali di questo territorio. Ne siamo veramente convinti. È un'azione importante che si sta sviluppando su tutto il territorio. Ci sono state risposte molto importanti, esemplari, ci sono state operazioni straordinarie che hanno condotto ad misure personali, patrimoniali, sequestri di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, di denaro, di armi. Quindi una lotta senza quartiere a 360 gradi, accompagnata anche di un'azione forte di tutela dell'ordine pubblico economico, di favorire la libera concorrenza, la competizione leale tra le imprese e tutelare il tessuto economico produttivo di questo territorio. Ma la religione autentica non è che ci isola in una bolla, in una nuvola di incenso. La religione autentica ci spinge anche a stare con i piedi per terra e a cercare anche di migliorare il territorio in cui ci troviamo. E per questo io, con l'aiuto dei parroci che continuo a sostenere e esortare, desidero veramente il bene di questa comunità perché si possa cancellare un aggettivo bruttissimo che ho trovato, signor procuratore, ma non l'ha messo lei l'ha messo in maniera motivata, nel risvolto di copertina, in cui si dice che questa quarta mafia, insomma, ha trovato il modo di rinnovarsi, infiltrandosi nelle comunità, dice, parla di comunità nella vita permeando l'economia e la vita pubblica delle comunità assoggettate. Questo è l'aggettivo bruttissimo. Comunità assoggettate. Io non posso pensare che Ortanova sia una comunità assoggettata. Non è possibile, non è concepibile. Merita ben altro che di stare soggetto a chi ha un potere delinquenziale. E allora, ecco, davvero andiamo avanti, andiamo avanti. So che non è facile, c'è un realismo anche nel capire i passi successivi, però questo aggettivo dobbiamo cercare di cancellarlo, proprio, che non venga mai abbinato a nessuna città che non sia più abbinato alla nostra Ortanova. È il mio sincero augurio per questa comunità. Ortanova che ha pensato di farlo l'anno scorso. Io nel mio piccolo l'ho anche appoggiato con molto entusiasmo, viene replicato, mi auguro che la nuova amministrazione l'anno prossimo lo rifaccia perché è certamente un qualcosa di importante, di trasversale, che non ha un colore politico, non deve avere nessun colore politico. Purtroppo, eccellenza, lei prima parlava di entità malefiche che permeano anche le amministrazioni e assoggettano le comunità. Purtroppo qui a Ortanova era quello che succedeva. Succedeva fino a un anno e mezzo, 2 anni fa, quando poi lo Stato che veniva reclamato all'inizio
ha fatto sentire in maniera forte la sua presenza, perché lo scioglimento di un'amministrazione comunale, che è un atto fortissimo dal punto di vista amministrativo, doloroso, era forse, anzi senza forse, era necessario. Qui c'è una famiglia che da anni assoggetta la pubblica amministrazione, assoggetta la comunità, e in questo anno e mezzo, due anni, ha ricevuto dei colpi fortissimi, e mi auguro continui a riceverli grazie all'opera nostra, ma al supporto straordinario da parte dell'autorità giudiziaria. Ma siccome indosso questa fascia, devo prima di tutto, ecco, rivolgermi alla comunità che rappresento, alla comunità di Ortanova, la quale ancora una volta vedo che partecipa numerosa a questa ricorrenza che ormai si sta stabilizzando nella nostra realtà, cioè una riflessione pubblica comune in occasione della festa patronale, fortemente voluta dalla diocesi e dai nostri parroci. E questa occasione mi consente, ecco, di rivolgendomi alla comunità di Ortanova, di invitare a fare una riflessione, cioè Ortanova non è sola, non si può considerare sola. Le massime autorità dello Stato, la massima autorità religiosa qui presente, attestano ancora una volta per il secondo anno consecutivo una forte vicinanza che lo Stato, che l'autorità religiosa hanno per questo territorio e hanno per questa comunità. Non siamo soli, non siete soli. Questo ci deve confortare, e vi posso assicurare, ecco, nella mia duplice anche veste di commissario straordinario, ma anche, ecco, di viceprefetto in servizio presso la prefettura di Foggia, che la vicinanza e l'attenzione delle massime autorità di pubblica sicurezza nei confronti di questo territorio è costante e pressoché quotidiana nel lavoro che si svolge. Allora, forti di questa vicinanza, forti di questo essere al centro dell'attenzione della squadra Stato, ci deve far riflettere su una cosa fondamentale. Dobbiamo avere fiducia nelle istituzioni, dobbiamo avere fiducia nel lavoro che si può fare davvero per un riscatto di questa terra, che è ricca di valori, è ricca di brave persone, è ricca di tanti lavoratori che non si devono sentire scoraggiati, che non si devono sentire assoggettati a nessun altro. E allora la serata di questa sera, il dibattito, ecco, che ci apprestiamo ad assistere, è fondato proprio sul concetto di coraggio. Bisogna avere coraggio, e ci sono tutte le condizioni per averlo, per praticarlo, per essere accanto a testimoni di legalità che sono anche operatori di legalità, a dare ciascuno il nostro contributo. È la nostra terra, è la nostra comunità, è la terra sulla quale cresceranno i nostri figli. Per questo, ecco, abbiamo il coraggio di dare il nostro contributo. Noi, come commissione straordinaria, ormai siamo qui sul territorio da più di un anno, ecco, io insieme ai miei colleghi, ma insieme anche ai sindaci dei comuni, ecco, dei cinque reali siti, stiamo svolgendo un'attività anche di potenziamento di servizi, ecco, di sinergia, di cose che si possono mettere in comune, anche attraverso, ecco, l'elaborazione su cui stiamo riflettendo e lavorando del patto per la sicurezza urbana dell'area dei cinque reali siti. Faremo in modo di migliorare servizi, di migliorare l'efficienza delle nostre polizie locali, di migliorare le condizioni di decoro nelle nostre città, di potenziare i sistemi di videosorveglianza nelle strade, ecco, quelle di confine, proprio perché siamo consapevoli che migliorare anche le condizioni di vita all'interno dei nostri territori significa anche dare quella spinta in più in termini di sicurezza, che è fondamentale. Buonasera a tutti, grazie per l'invito, saluto le autorità presenti, saluto tutti i presenti, la comunità di Ortanova. La comunità di Ortanova è una comunità ferita. Io
ho accettato volentieri questo invito perché so che siete stati feriti. L'onta dello scioglimento per condizionamento mafioso resterà per sempre su questa città. Quindi voi siete le parti lese di questa storia. Ortanova è un comune difficile, è un comune soggiogato da un clan, il clan dei fratelli Gaeta, Francesco Gaeta, Davide Gaeta, Andrea Gaeta. Questo clan nasce sul finire dello scorso secolo, negli anni 90, come propaggine della mafia cerignolana, la mafia dei Piarulli Ferraro. Poi come appunto una propaggine di quella mafia, di quella organizzazione mafiosa. Un clan che, su base familiare, quindi che si è occupato sempre di narcotraffico, di droga. Qualche giorno fa Andrea Gaeta è stato arrestato. Ferma la presunzione di non colpevolezza, ma è stato arrestato. Per droga. Poi, col passare degli anni, negli anni successivi, si sposta nell'orbita della mafia foggiana, perché Andrea Gaeta sposa Concetta Moretti, che è la figlia di Rocco Moretti. Rocco Moretti è il capo, il leader, attualmente al 41 bis, della mafia foggiana, della società foggiana. La batteria Moretti Pellegrino Lanza. Questi sono i fatti, questo è il territorio, questo è il gruppo criminale che controlla il territorio di Ortanova. Ma io non voglio parlare di questi soggetti, non voglio parlare della criminalità, perché la criminalità, voglio parlare invece di quei soggetti che non commettono reati, ma che rivestono cariche pubbliche e che tengono dei comportamenti poco opportuni, che non commettono i reati. Sono i soggetti che voi frequentate tutti i giorni, che incontrate per strada. Persone, ad esempio, che hanno indossato la divisa di vigile urbano, Fiorenza Mastasi, che non ha commesso nessun reato, non è responsabile di nessun reato, però ostentava sui social la sua amicizia con la moglie del boss. Che credibilità istituzionale hai? Quando ti presenti a fare la multa o a non fare la multa ad un soggetto legato al clan, sei credibile? Sei una persona credibile? I cittadini cosa devono pensare di te? Ecco, di questo voglio parlare, perché su questo potete agire. Sui reati io a volte capisco che c'è il timore di subire delle ritorsioni, ma su questo voi potete agire, sulla scelta dei vostri rappresentanti. È importante, diciamo, il ruolo della comunità in queste scelte. Intanto io ringrazio il dottore perché è veramente... Io, è la prima volta che sento dire un paese sciolto per infiltrazione mafiosa è un paese ferito. È un'offesa a tutti, è la prima volta che la sento, che sento questa espressione dirla con tanta forza. Io ho sempre detto, caro dottore, ai sindaci, ne incontro tanti nei miei incontri, cari sindaci, quando il sacerdote in sacrestia sta per andare a celebrare la messa, fa un gesto che in genere le persone non vedono, bacia la stola, perché non è degno di indossare quella stola. Quella stola è costata la morte di nostro Signore Gesù Cristo e lui non è degno di indossarla e la bacia con umiltà
e chiede al Signore: Signore, dammi la grazia di essere degno di poter celebrare questa messa. Caro sindaco, quando tu indossi la fascia tricolore, devi fare la stessa cosa. Devi baciarla sta fascia tricolore, la devi baciare, ti devi inginocchiare, perché in quella fascia tricolore ci sta il sudore e il sangue dei nostri genitori, dei nostri nonni, del nostro popolo. Io veramente sono rimasta proprio, ma credimi caro dottore, e mi sono ricordato di un qualcosa che ho scritto io qualche tempo fa. La mafia è un albero maledetto che affonda le radici maledette in un terreno maledetto che è la cultura mafiosa, ed è quella che dobbiamo sradicare questa sera. E allora io sono d'accordo che quando sento dire noi viviamo adesso, Caivano, abbiamo la nostra amministrazione sciolta per infiltrazioni mafiose per la seconda volta consecutiva. Il commissario che è arrivato a Caivano ha detto chiaramente alla nostra gente: ma che cosa volete se voi per la seconda volta avete votato le stesse persone? Che cosa volete poi da noi? Guardate, chiedo scusa al signor commissario che indossa la fascia tricolore, ma ogni volta che la fascia tricolore viene indossata da un commissario sta a dire che noi non siamo stati capaci neanche di gestire il nostro paese. È veramente uno schiaffo che ci viene dato. Io vorrei che almeno questa sera, al di là delle altre cose, noi potessimo sentirla questa forte umiliazione, ma non per restare umiliati, per andare avanti, per guardare il futuro, per parlare a questi ragazzi, per parlare a questi ragazzi. E allora io sono d'accordo quando il dottore dice: ma voi, però bisogna fare anche un passo avanti. E qual è? Com'è che siamo arrivati a tanto? Perché siamo arrivati a tanto? Forse non sempre c'è stata questa comunione tra il popolo e le istituzioni. Forse qualche volta qualcuno si è chiuso nel suo palazzo d'oro. Forse non siamo sempre stati capaci la piazza di interloquire con il palazzo. Anche questa è una verità, dottore, o no? Forse non sempre siamo stati capaci di parlare la stessa lingua. Forse i tempi sono cambiati, e Dio sia benedetto. Dio sia benedetto se un prete chiama il governo e il governo viene. Dio sia benedetto per il prete che ha il coraggio di chiamare il governo e per il governo che ascolta la voce del prete. E allora è bellissimo stasera vedere la festa di Sant'Antonio, no? Uno dei santi più venerati al mondo. Sant'Antonio non è nostro, non è una nostra gloria, è portoghese. E noi siamo qua a parlare ancora di questo giovincello che muore a 36 anni, 35 anni, medievale. Pensate quante volte sentiamo dire cultura medievale, voi siete rimasti al Medioevo. Io dico sempre: sto cristiano del Medioevo non sapevo proprio niente. No, siamo qua però in un modo nuovo, perché se questi santi non parlano ai nostri giovani resteranno nelle loro nicchie. Io non so per quanto tempo ancora, non lo so, però posso anche immaginarlo. Resteranno là ma non parleranno. Che cosa vuole dire Sant'Antonio a questo paese stasera? La prima cosa: ritrova la tua dignità, ritrova la tua dignità. La seconda cosa: riprenditi la tua libertà. Il Padre Eterno ce l'ha regalata sta libertà. Io credo che dopo il grande dono della vita, il dono grande che ci ha fatto nostro Signore è il dono della libertà. E nessuno si deve permettere mai di mettere un dito sulla mia libertà, nessuno, ma proprio nessuno. Pensate che cosa voglia significare quando una famiglia arriva. Io sentivo il vescovo prima e comprendevo che cosa, quello che diceva il vescovo, no? Ma quello era un auspicio, eccellenza, era un auspicio. È così brutto sentir parlare di questo, però se la realtà è questa, bisogna avere il coraggio di parlare di questo. Io sono rimasto incantato a sentire il dottore che faceva nome e cognome, no? Anche di qualcuno che non ha commesso un reato grave, però che era una figura importante in questo paese e che aveva qualche contatto, che non erano reati, ma che erano antipatici e che non davano fiducia.
noi dobbiamo arrivare là, dobbiamo andare a prosciugare questa palude dove l'albero maledetto affonda le radici e prende la linfa, e questa palude è rappresentata dalla cultura mafiosa. Io penso che noi, dico noi perché io sono nato in provincia di Napoli, sono parroco a Caivano, voi siamo cugini, noi abbiamo respirato questa cultura, e tante volte per un motivo o per un altro, proprio adesso, qualche ora fa, è uscito su Avvenire un articolo che ho scritto in fretta e furia prima di partire per la vostra città. Sapete che sono stati arrestati 11 persone perché avevano messo le mani su un ospedale a Napoli, il San Giovanni Bosco. Bene, di questo ospedale io posso parlare per esperienza personale, perché mio fratello, affetto da un cancro alla gola, in quell'ospedale c'è stato, e ho visto con grande scandalo come si viveva in quell'ospedale. Io sono un caporeparto di ospedale, e quindi vedevo già dalle cose più elementari che non venivano osservate le regole. Il parcheggio si pagava due volte, alla macchinetta e quell'altro signore che veniva, ma che dovevi fare? Quando la gente ha un fratello, un papà, una mamma che sta morendo, che cosa devi fare? Devi denunciare, l'abbiamo fatto, ma qualcuno ci ha ascoltato? No. Ricordo un giorno che è entrato in camera, mio fratello operato alla gola con una tracheotomia, era soggetto a qualsiasi infezione, arriva in camera un signore con un borsone e con tanti calzini in mano, uno di questi venditori ambulanti che vendevano calzini. Calzini che hanno fatto il giro di mezzo mondo, zeppi di germi, di virus. E questo qua gli faccio capire che non è il caso che stesse là dentro, là, in una stanza che doveva essere sterile. Che cosa fa? Si arrabbia, prende i calzini, li getta sul letto di mio fratello. E mio fratello mi guarda quasi implorandomi per dire: lascia stare, non fa nessuna questione, tuo fratello che sta morendo e l'altro che viene là, questo prepotente, non era un camorrista, è un poveraccio, ma chi gli ha permesso di entrare in quel santuario dove la vita morente è così fragile, chi gli ha permesso di entrare? E allora ho scritto così, oggi il telegiornale: 11 persone sono del clan Contini, vengono arrestati perché hanno messo, e io quasi a ridere con tanta amarezza. Ah, finalmente se ne sono accorte. Ah, guardate, abbiamo scoperto l'America, abbiamo scoperto l'acqua calda. E allora la domanda, i professionisti, i primari, i medici, gli infermieri, gli amministratori, i politici, ma dove stavano? La domanda ce la facciamo tutto con grande serietà questa sera, anche a costo di farci male, ma tante volte noi dove siamo stati? Dove siamo stati mentre queste cose avvenivano? Io penso che veramente sia stata una cosa molto grave, guardate, che quello che ha denunciato il dottore prima, che il questore emette un decreto perché si sa che è importante fare questo. Anche un funerale che non venga celebrato in chiesa è un linguaggio che si sta parlando con i giovani, con la popolazione. E il questore dice una cosa e il sindaco ne vuole fare un'altra. No, sta cosa non va bene, non potrà mai andare bene. Così, e lo dico qua pubblicamente, guardate, così come non è andato bene a Caivano, quando io ho invitato il governo a venire a Caivano, e il governo è venuto a Caivano, ha preso degli impegni e li sta mantenendo. Io non ho guardato il colore del governo, ho guardato il governo legittimo in questo momento qua, ma quando il governo è arrivato e qualcosa di bello è accaduto, si dà il caso che il governatore della Campania, di colore politico opposto, quel governo lo ha irriso e deriso, e per irridere il governo si è sentito in diritto di ridere anche il parroco che vi sta parlando, capite o no? E allora questa divisione fa veramente male a sti ragazzi qua, e questa divisione, così come quando parliamo dell'educazione dei giovani, io vado nelle scuole quasi ogni giorno a titolo gratuito a parlare ai ragazzi, però abbiate pazienza quando, dottore, quando vediamo degli onorevoli che sono veramente disonorevoli litigare alla Camera, al Senato, e ci vuole il personale, i dipendenti che debbono andarli a separare.
Ma perché non facciamo una legge per estrometterli immediatamente? Non sono degni di entrare in quel luogo, o no? Il giorno dopo, io, sti ragazzi, che devo andare a dire? Eccolo qua. Allora dice, forse questa è utopia? No, non è utopia. Noi dobbiamo imparare a parlare il linguaggio evangelico. Questa è una festa è una festa religiosa, io non lo dimentico, è la festa di Sant'Antonio. Noi parroci, noi credenti, dobbiamo imparare a parlare il linguaggio della parresia, il linguaggio della chiarezza, senza paure. Certo, qualcuno potrà dire, perché eccellenza cara, c'è ancora chi pensa che annunciare il Vangelo è una cosa, denunciare il male è un'altra cosa. No, denunciare il male è il primo gradino dell'annuncio del Vangelo. Denunciare il male, e il male, attenzione, non deve essere chiamato in un modo generico, abbiate pazienza. Se si chiama camorra, dobbiamo avere il coraggio di dire camorra, non è una parolaccia, non vi preoccupate, non è una parolaccia, non si va all'inferno. Se si chiama mafia, diremo mafia, ma andremo anche avanti. Se per noi l'utero in affitto è un obbrobrio, parleremo di utero in affitto che è un obbrobrio. Se possiamo dire ancora che l'aborto è sempre una vita che non nasce, al di là di ogni altra cosa, e possiamo parlare anche di questo e discuterne, ma perché non farlo, scusatemi? Se possiamo tutelare i diritti della donna e i diritti anche di questo bambino che non ha voce, ma chi è che ce lo vieta? Abbiate pazienza. E nel momento in cui anche attraverso la nostra opera, la nostra azione, un bambino nasce, ed è bello come è bello il sole, o mille volte più di quanto è bello il sole, ma questo non vi commuove, ma questo non vi dice niente. Eccola allora la festa di Sant'Antonio, abbiate pazienza, ben vengono anche le luminarie, le bancarelle, il torrone, ma fate quello che volete voi, ben vengono le candele, i fiori, ma fate quello che volete voi, ma per cortesia, abbiate pazienza, facciamo parlare Sant'Antonio ai ragazzi del nostro tempo. Facciamo parlare Sant'Antonio ai ragazzi del nostro tempo, e allora qualcosa di bello veramente succede. Io ci credo, io ci credo. E stasera vedere insieme, guardate, il prefetto, guardate, ve lo dico perché so che qua gli volete bene, io lo so, dottore, so che gli volete bene, e poi so che in un modo o nell'altro lo viene a sapere pure lui. La sera che, quando c'è stato questo incidente in parrocchia, domenica sera, che c'è stato questo signore che è arrivato con questo coltello in tasca, i miei pistoleros l'hanno visto, insomma, insomma tutto così. A un certo punto il primo ad arrivare in parrocchia chi è, dopo averlo saputo, è il prefetto di Napoli. Dottore, la sera delle votazioni, ma insomma, Maurizio, ma un prefetto a sera delle votazioni c'ha da fare qualcosa o no? È così o no? Bene, trova il tempo il prefetto, che è una vostra gloria. È di mattinata, provincia di Foggia, si chiama Michele Di Bari, viene là per fare che cosa? Per incoraggiarmi, per dire non ti preoccupare, no, ci siamo noi, siamo accanto a te, ma certo, eccolo qua, guardate quanto è bello, veramente. E allora per cortesia, signor questore, signor vescovo, signor prefetto, signor procuratore, signor giornalista, signore tutto quanto è voi, per favore eliminiamo gli steccati, perché gli steccati fanno nascere solamente i ghetti, ghetti dei poveracci, ghetti dei ricchi, ricchi dei colti, ricchi degli analfabeti, ma sempre ghetti sono. Per avere una comunione, un paese in comunione, dobbiamo avere il coraggio di abbattere i muri e di guardarci negli occhi e dire, sentite una cosa, solamente insieme sta battaglia la vincimo, solo insieme, se no sta battaglia non la vinceremo mai. Le mafie del Foggiano si stanno espandendo in altri territori e lo fanno senza usare le armi e le bombe, lo fanno attraverso l'economia, attraverso il reinvestimento dei denari che ottengono dal narcotraffico, dalle estorsioni, dall'usura, dal contrabbando in economie, in attività legali, in attività economiche legali. Quindi, diciamo, un segnale di modernità sicuro è questo, che appunto si stanno espandendo in altre regioni italiane,
del centro-nord e anche all'estero. Molti non sanno, ad esempio, che vi cito ecco questi due episodi, questo primo episodio. Voi tutti sapete che la prima sentenza che ha riconosciuto la natura mafiosa della società foggiana è la sentenza Panunzio, relativa all'omicidio di Giovanni Panunzio. Giovanni Panunzio era un imprenditore che si ribellò al racket e venne assassinato la sera del 6 novembre 1992. Ok? L'autore materiale di quell'omicidio si chiama Donato Dell'Icarri. Donato Dell'Icarri è il nipote di Roberto Sinesi, altro boss, figlio di Giovanna Sinesi, la sorella di Roberto Sinesi. Questo signore uccide Panunzio, viene arrestato perché un testimone oculare lo riconosce, Mario Nero di Ortanova, lo riconosce, un grande, veramente un eroe. E che fa? Viene condannato a 26 anni e 6 mesi di carcere. Sconta la pena, esce dal carcere e si mette a fare l'imprenditore. Se ne va al nord. In una operazione antimafia recente, che è nota alle cronache come operazione Grande Carro, che cosa viene fuori? Viene fuori che Donato Dell'Icarri e Francesco Dell'Icarri, il fratello, anche lui condannato per mafia nel processo dei Before, a 18 anni di reclusione, anche lui sconta la pena e se ne vanno, si tolgono, diciamo, si mettono l'abito buono e si mettono a fare gli imprenditori. Vanno al nord e si mettono a fare investimenti. Adesso stanno in Emilia-Romagna. Hanno fondato, secondo ovviamente tutto quello che voglio dire, che per costoro vale sempre la presunzione di non colpevolezza fino a sentenza definitiva. Questa è l'ipotesi accusatoria che è da verificare ancora, in parte già verificata. Fondano, attraverso dei prestanome, una società con sede a Modena che si chiama Oblò SRL, che fa investimenti immobiliari lungo la costa romagnola, lungo la fascia a Rimini, a Gatteo, comprano case, ristoranti, eccetera. Questa è la modernità della mafia, questi non sparano più. Se mi date due secondi, vi leggo il brano di una conversazione che è emblematica, che tutti dovrebbero conoscere, di una conversazione di questo Donato Dell'Icarri. Vi faccio vedere che cosa dice Donato Dell'Icarri. Così, chi sostiene che questi sono rozzi, sono trogloditi che sparano, questi sparano, sono dei trogloditi, si ammazzano tra di loro, forse dovrebbe riflettere su quanto sto dicendo, sulla modernità della mafia foggiana, delle mafie del Foggiano. 5 secondi, il tempo di trovare questa, perché proprio voglio leggere il testo, è testuale. È fondamentale per capire come sono cambiati questi soggetti. Ovviamente Donato Dell'Icarri fu condannato sia per omicidio sia per mafia. Quindi è uno che appunto ha il, come dire, dal certificato penale c'è il bollino DOC, come mafioso DOC. Ecco. È fondamentale questa, eccolo qua, forse ci sono. Sentite che cosa dice, sono parole testuali. Lui dice: a me
Parlavi di fare guai in mezzo alla strada, calarmi il cappuccio, ero il numero uno. Non ce ne stavano. Mo' questa vita non mi interessa più. Sentite, questa è la dimostrazione del salto di qualità compiuto. Sentite che dice. Ci interessano i soldi. Hai capito bene. Lo abbiamo capito tardi. Falli fare a loro. Oramai noi ci siamo cotti. Noi abbiamo pagato a spese nostre un prezzo troppo alto. Abbiamo pagato a caro prezzo gli sbagli che abbiamo fatto. Però mo ci dobbiamo svegliare. L'intelligenza sta, il cervello sta. Di Roma arresta 28 persone per traffico internazionale di stupefacenti. A capo di questa organizzazione c'è Marcello Colafigli. Chi è Marcello Colafigli? È uno dei capi storici della banda della Magliana. Chi ha visto il film Romanzo Criminale, quello che ha il soprannome di Bufalo, quello è Marcello Colafigli, 70 anni, era in semilibertà e faceva il trafficante di droga. Presunzione di non colpevolezza, siamo ancora nella... dovrebbe fare questa attività, usiamo il condizionale perché siamo in fase ancora di indagini, è giusto che sia così. Io vi racconto l'ipotesi accusatoria. Che cosa fa Marcello Colafigli? Mette insieme, mantiene insieme uomini dell'Andrangheta, uomini della Camorra e una banda di Roma che in un quartiere di Roma poi deve fare lo spaccio della droga che arriva dall'estero, ma soprattutto mette insieme a questi una banda di albanesi che hanno contatti con i narcos colombiani, cioè fanno arrivare la cocaina dalla Colombia. Voi mi direte, e beh, e con questo che vuoi dire? Due degli arrestati abitano a pochi chilometri da qui, a Cerignola, sono due vecchie conoscenze della criminalità cerignolana. Uno si chiama Pasquale Napolitano, già condannato per riciclaggio di denaro sporco, e l'altro si chiama Gaetano Saracino, è un soggetto, anche per questi vale la presunzione di non colpevolezza. Io ne parlo perché su tutti i giornali, cioè basta leggere, se voi mettete su Google il nome Gaetano Saracino vi esce il racconto che vi sto facendo, nulla di nuovo, nulla di segreto, nulla di riservato. Chi è questo Gaetano Saracino? Questo fa gli assalti ai blindati, ai cavò. Perché li arrestano? Perché loro portano con una Range Rover 400.000 euro in contanti. Io non so nemmeno come si fa, in che cosa si mettono 400.000 euro in contanti, a Marcello Colafigli a Roma, cioè al capo della banda, per comprare 30 kg di cocaina dalla Colombia e diversi quintali di hashish dalla Spagna. Chi fa analisi dei fenomeni criminali? Ok, chi? Che cosa capisce? Capisce che se noi, cioè la criminalità foggiana, cerignolana, sono due cerignolani, questo Saracino, sapete chi è? Non so se vi ricordate. Nel 2022, mi pare, marzo 2022, la DDA di Brescia arresta 30 persone, 30 cerignolani, anche cerignolani e calabresi, che dovevano fare una rapina a un cavò a Calcinate in provincia di Brescia. Vengono arrestati prima di fare la rapina dalle forze speciali della Polizia di Stato. Tra le persone c'era anche un vostro compaesano, il Capellone, Francesco Gaeta, detto Capellone, classe 76, il cugino di Francesco, classe 58, spaccapalline. Di quel gruppo di 30 persone c'era questo di Ortanova, Francesco Gaeta, classe 76, detto il Capellone, il fratello di Immacolata che era dirigente dell'ufficio al comune, il vostro comune, il dirigente dell'ufficio dell'economico e la sorella di questo signore.
e c'era Gaetano Saracino, cioè quello che porta i soldi a Roma, a Marcello Colafigli, per comprare la droga. Allora, che significa questo? Che significa? Che se noi andassimo a ritroso, no? 30 anni fa i nostri delinquenti della nostra zona vedevano questi come i capi, i Mamma Santissima, quelli autorevoli ai quali loro non erano nemmeno degni di avvicinarsi. Oggi invece collaborano dal punto di vista finanziario, cioè gli portano i soldi, operano alla pari. Questo significa che la nostra criminalità non è più quella criminalità di un tempo, ma è una criminalità molto considerata, affidabile dal punto di vista sia finanziario sia criminale, strutturata, e questa è la modernità. Allora noi possiamo dire, chiudo, io mi scuso se vedo che sono molto prolisso, diciamo, però chiudo, rispondo. Chi dice che i garganici, i foggiani sono dei trogloditi, della mafia primordiale, dice bene o dice male? Secondo me dice male, sbaglia. Io non so se sbaglia perché non conosce questi atti o se c'è qualche altra finalità. Ma intanto, guarda, voi non potete vedere quello che vedo io. Guardare questa piazza da quassù è uno spettacolo, perché in genere a questi incontri la gente si alza e se ne va, chi sbadiglia, chi sta col telefonino in mano, chi parla col vicino. Vi assicuro che niente di tutto questo avviene qua questa sera, insomma, non si è alzata una sola persona, il che vuol dire che io oso dire, non lo faccio per finta umiltà, forse avete sbagliato però stasera, un errore l'avete commesso, perché stasera secondo me andava invitato solamente il dottore che ha parlato, perché conosce cose di questo paese, di questa zona, e come vedete è interessantissimo, insomma, quindi magari un'altra volta sarei venuto pure io a parlare di un'altra cosa, però mi dispiace veramente togliergli anche il tempo, perché ha da dire tante cose che interessano a voi, che in questo territorio ci vivete. Ripeto, non lo dico per finta umiltà, è proprio quello che sento di dire, quindi la prima impressione è questa qua, è una piazza bellissima, eccellenza, lo dica pure la Conferenza Episcopale Italiana, insomma, guardate che le nostre feste, soprattutto nel nostro sud, debbono prendere questa debbono seguire questa scia qua, se non vogliono morire di inedia, perché se no moriranno, tanto moriranno, prima o poi moriranno, lentamente moriranno, no? Se non le evangelizziamo, se all'interno di queste nostre feste noi non ci mettiamo il Vangelo vivo. E io penso che questa sera il Vangelo è diventato vita, perché vedete, noi dobbiamo avere la capacità di prendere i grandi valori del Vangelo e fargli parlare una lingua laica, perché solamente in questo modo noi possiamo andare avanti, camminare insieme anche a fratelli e a sorelle che o credono diversamente da noi o magari si ritengono agnostici o non credenti. Quindi prendere i valori del Vangelo, pensate proprio ai grandi valori del Vangelo, e farli parlare una lingua laica. Dopodiché la domanda era: che cosa pensi della Chiesa? Io ho detto prima ai miei confratelli che ho incontrato, se fate una battuta, ma Pulcinella con le battute poi diceva la verità. Ho detto ai miei confratelli sacerdoti che incontravo per la prima volta: cari preti, non vi preoccupate, state tranquilli, ce ne dicono tutti i colori, però alla fine togliete all'Italia i preti, vedete che cosa ci rimane, e vi assicuro che rimane ben poco. Lasciate stare, siamo ancora importanti, i preti, le parrocchie, gli oratori, i nostri giovani, i nostri volontari, abbiamo una ricchezza incredibile. Aveva ragione qualcuno qualche anno fa quando diceva: avessimo noi quello che avete voi, no, vi ricordate, qualcuno qualche anno fa ha detto questa cosa, avessimo noi quello che avete voi, e si riferiva agli oratori, alla possibilità di parlare a tanti giovani, a tanti ragazzi che girano ancora intorno a noi, è una ricchezza grande. Certo, il mondo cambia, c'è poco da fare, però noi dobbiamo cercare in questa foresta che brucia,
di salvare i semi, no? È inutile stare là a guardare l'albero che brucia, a rimpiangere i giorni in cui questo albero era verde. È un commercio che non rende, insomma, è una battaglia perduta in partenza. Noi in questo mondo, in questa foresta che brucia, dobbiamo salvare i semi. E i semi quali sono? Un grande amore alla vita, un grandissimo amore alla vita, guardate, un grandissimo amore alla vita. Però, se permettete, una vita che non è che possiamo prendere solamente il centro, perché voi vedete com'è bistrattata la vita morente, no? Quanti problemi ci fanno adesso, perché la vita si è allungata e quindi avremo sempre di più vecchi. Però la nostra Italia, io non so per quale motivo, non me lo chiedete perché non ve lo so dire, però la nostra Italia ha deciso di intraprendere la strada di una, insomma, stavo per dire del suicidio, non lo voglio dire, però è normale che se gli italiani hanno paura di mettere al mondo un figlio, se gli italiani no, hanno, insomma, alla fine i vecchi abbiamo allungato la vita, però questi vecchi poi ci pesano, pesano sulla nostra economia, pesano sulla sanità, pesano sulle nostre tasse, pesano sulle nostre famiglie. Vedete come tutto si tiene, no? Non a caso Papa Francesco anche nei giorni scorsi ha parlato dei nonni, dei nonni, dei nonni. Vedete quante volte torna sui nonni. Dobbiamo farli sentire parte viva della società, i nostri nonni. Non sono qualcosa a parte. Non è il nonno da mettere in cucina o nel ripostiglio quando arriva l'ospite. Sono parte integrante della nostra società, non solo, ma hanno tanto da dire, da insegnare. Con i bambini hanno un rapporto particolare. E allora la prima cosa da fare è questo grande amore alla vita. Poi guardarci intorno. È inutile che ce lo ripetiamo tante volte. Il Vangelo deve essere annunciato là dove noi viviamo. E allora il parroco di questo paese deve fare il parroco di questo paese. È inutile dire a me a Caivano, io sono parroco in Parco Verde, questa che è stata definita la più grande o una delle più grandi piazze di spaccio d'Europa, lo diceva il questore prima. Ma scusatemi, io non posso chiudermi nella mia chiesa tutto contento con i quattro bambini che stanno intorno, quando intorno a noi ci sono 14 piazze di spaccio. Io li vedo, non è che non li vedo, posso fare finta di non vederlo, dottore, ma io li vedo. E sti bambini che pure vengono all'oratorio, quando torneranno a casa, ma che cosa troveranno? Scusatemi. Pensate solamente questo, guardate, vi dico questa cosa solamente per così. Qualche anno fa siamo stati dal presidente Mattarella, io gli ho portato 5 ragazzi nostri, e Adriano, il ragazzo che gli ha rivolto il saluto, prima di salire ha detto: padre Maurizio, che devo dire? Dico: quello che vuoi tu, che devi dire? Mica te lo devo suggerire io. Quando è arrivato davanti al presidente ha detto queste parole: presidente, noi non vogliamo essere i primi, ma non vorremmo essere manco gli ultimi. Attenzione, guardate, se queste parole non vi commuovono dentro, c'è sta qualcosa che non va. Noi vogliamo solamente essere normali. Domanda, eccellenza, ma i bambini di Parco Verde, di Caivano, hanno il diritto di essere normali, sì o no? Hanno il diritto di essere normali, sì o no? E se qualcuno gli va a rubare questa normalità, è un delinquente, sì o no? Sarà camorrista, sarà mafioso, sarà solamente uno spacciatore di droga, sarà solamente quello che volete voi, ma è un delinquente che gli sta rubando la normalità. Però, aggiunge Adriano, tutte le mattine per andare a scuola io devo superare 5 piazze di spaccio, 5, ma la scuola, guardate che si trova vicino casa sua, nello stesso quartiere, uno sotto casa mia, un altro all'angolo della strada, un altro fuori alla parrocchia, un altro e un altro fuori alla chiesa. Possiamo noi lasciare questi bambini, questi ragazzi in queste condizioni? Eppure, guardate, adesso mi dispiace, è sempre bello parlare di un altro, giusto dottore? Quando tu devi, insomma, lodare gli altri è sempre bello, parlare di se stessi è sempre una cosa antipatica, però qualche volta necessita fare anche questo. Ma come è stato possibile che per 40 anni questa piazza di spaccio è andata sempre di più aumentando e mai diminuendo? Come è stato possibile? Il governatore De Luca è venuto a Caivano
l'anno scorso e ha detto a Caivano lo Stato non c'è, punto. Ma dottore, ma queste parole non la scandalizzano? Cioè, voglio dire, queste parole le può dire una casalinga e mi sta benissimo, le può dire anche un prete e mi sta benissimo, ma il governatore della Campania che viene a dire a Caivano in provincia di Napoli lo Stato non c'è, e aveva ragione. La cosa brutta è che aveva ragione, ma la domanda allora che viene è questa: ma come mai lo Stato a Caivano non c'è? Seconda domanda, ma se lo Stato non c'è, ma qualcuno ce lo dovrà portare, sì o no? E allora che cosa bisogna fare? Usciamo fuori. E così è stato per la Terra dei Fuochi, e così è stato per la denuncia ambientale. E allora siamo importanti, confratelli, dove state? Alzate la mano, facete favore. Siete importanti anche voi, cavoli, siete importanti anche voi, siamo importanti tutti, siamo veramente. Dobbiamo aiutarli per certi aspetti a sti cristiani, perché certe cose, se non gliele diciamo anche noi o non le aiutiamo noi, quando sono arrivato a Bruxelles, perché siamo stati chiamati per, dopo una petizione, e ho guardato quel palazzo, mi sono detto, Mauri, ma sti cristiani da sto palazzo, che ne sanno di che stai un parco verde? Ma che ne sanno? Se tu non prendi l'aereo e arrivi qua a Bruxelles a dirglielo, sti cristiani che ne sanno, stanno così belli qua, o stipendi arriva ogni mese. I locali intorno a quel palazzo, non potete immaginare quanti locali ci sono, hanno interessi di partito, hanno interessi, per l'amor del cielo, hanno interessi anche nazionali, per l'amor di Dio. Ma che ne sanno che a Caivano sta un quartiere che si chiama Parco Verde, dove lo Stato non c'è? Se il parroco di Parco Verde non prende l'aereo e arriva qua a dirgli le cose così come stanno. Ecco, allora io ritorno ancora su quello che ho detto prima. Stasera va bene, serata bellissima, guardate, magari un po' stancante, io devo tornare a Napoli, dopo fatemene andare per cortesia, no? Così che anche i pistoleros devono tornare poi a casa loro. E quello che paghiamo un prezzo, io sono sotto scorta, è vero. Sentite, io sono una persona onesta, mentre vengo qua la scorta è una grazia di Dio, perché guidano loro, la benzina una metta, insomma non sono una grazia di Dio. Quando sto in parrocchia sono un po' pesantucci, perché tenerli sempre, io non mi sono sposato per non avere la suocera, ho due suoceri, quindi insomma se permettete un po' pesantucci, però fa niente, non... c'è un prezzo sempre da pagare, lo paghiamo volentieri. Si corre qualche rischio, lo corre, io penso che lo corre il dottore con tutto il suo nome e cognome che fa, mo che veniva da casa, è stato accorto pure Vucci. No, fa niente, vuol dire che siamo sulla buona strada, però, e concludo veramente, quando la mattina eccellenza del 19 marzo del 94 sono arrivato a Casal di Principe, io sono stato uno dei primi ad arrivare in quella parrocchia a Casal di Principe, uno dei primi, sono arrivato e Peppino stava là, Don Peppino Diana era stato ucciso pochi minuti prima, io sono arrivato, l'ho guardato e mi sono detto, Peppi, perché a te sì e a me no? Forse perché ti abbiamo lasciato solo, forse se tutti quanti fossimo stati insieme, forse non sarebbe successa neanche a te. E allora quello che dico per me prete, vale per i vescovi, vale pure per il dottor, non lo lasciate solo, perché soli veramente si muore, soprattutto in questo campo qua, soli si muore, e la storia della mafia siciliana, e la storia della camorra napoletana, e la storia dell'andrangheta calabrese, la dice lunga a questo proposito, e se la storia della mafia foggiana dice di meno perché è più giovane, basta volgere un po' lo sguardo più giù e ne sapremo tanti. Allora per cortesia, non ci lasciate soli, né ai preti, perché da soli che fanno? Non fanno niente, però neanche a loro. Voi sapete quanti ne sono stati uccisi, no? Negli anni scorsi, e tutti quanti abbiamo pagato un prezzo. Dio sia benedetto. La cosa importante è che però, che da quel sangue innocente che è stato versato possa nascere veramente una chiesa nuova, una società nuova. Grazie. Tanto. E voglio citare nostro Signore Gesù Cristo, che quando terminava le sue parabole diceva: avete capito tutte queste cose? Ecco, Gesù le diceva proprio così: avete capito tutte queste cose? Ecco, ce lo chiediamo anche noi: abbiamo capito, abbiamo compreso veramente tutte queste cose? Beh, si dice che l'occhio vuole la sua parte,
E in una festa patronale con l'occhio andiamo sempre alla ricerca di cose belle, ma io vi dico che anche l'orecchio aveva bisogno della sua parte. Questa sera l'orecchio ha avuto veramente la sua parte, grazie al dottor Laronga e a don Maurizio Patriciello. Grazie a tutti quelli che sono intervenuti, al vescovo, al prefetto, al questore, al nostro commissario prefettizio, grazie veramente di cuore.